andata bene, non benissimo. Due tesserate su tre, stando alle parole di Pietro Lamorte, amministratore delegato della Fidelis, hanno aderito alle transazioni proposte dalla società per chiudere le pendenze e abbassare la massa debitoria del club adriese. C'è stata una prima fase di tentativi di accordi verbali, dove più o meno abbiamo capito quella che era la disponibilità. Poi da un lato io mi sono trovato, da un lato a chiedere un intervento importante a Roselli e a Catapano, con delle aspettative, devo essere sincero, che non sono state rispettate, nel senso che mi hanno messo a disposizione una somma importante, ma nelle trattative non ho trovato la disponibilità che mi aspettavo, quindi diciamo che abbiamo raggiunto l'accordo più o meno col 60%, un po' più della metà, diciamo, dei tesserati, e piano piano quindi c'è stata una prima fase di trattative, poi abbiamo fatto un discorso anche via PEC, abbiamo raccolto la disponibilità e nel tempo poi Roselli e Catapano hanno responsabilmente messo a disposizione una somma importante e quindi siamo riusciti a sistemare totalmente, quindi a concludere il rapporto con la maggior parte dei tesserati. In questo modo abbiamo reso la debitoria della stagione più bassa in maniera importante e quindi diciamo che il peso della stagione in corso si è ridotto notevolmente, ma non è del tutto risolto. Possono tirare un piccolo sospiro di sollievo i tifosi della Fidelis. Se non ci fosse stata la volontà di dare un futuro al calcio andriese, la macchina delle transazioni non sarebbe stata nemmeno avviata. Lo sforzo dei due soci è uno sforzo che secondo me deve essere interpretato sia da possibili investitori, ma anche dalla piazza, come un grosso segnale di prospettiva, perché si capisce che questo tipo di sforzo, che è stato uno sforzo importante, è un segnale di sopravvivenza del club, altrimenti si sarebbero già fatte scelte diverse. Quindi anche gli interlocutori nuovi con cui diciamo alcune chiacchierate le ho già cominciate a fare, si trovano una situazione diversa. Le condizioni sono cambiate, la prospettiva del futuro c'è e in questi giorni possiamo iniziare ad avere delle nuove interlocuzioni che possono essere anche a brevissimo e possono anche interessare di nuovo la Mergers Corp, che è l'advisor che potrebbe con questa situazione nuova avere anche qualche interesse in più. Ipotesi riammissione in C da non escludere. Teoricamente c'è una finestra e ci potrebbero essere le possibilità. Ovvio, questo è collegato al tipo di prospettiva che si viene a creare nella prossima settimana, nelle prossime 2 settimane. Dovessimo avere una interlocuzione importante che si chiude, diciamo che la controparte ha la consapevolezza che sistemate e ridato equilibrio a tutti i conti finanziari può essere anche una prospettiva. A breve, probabilmente già a partire dal weekend, verranno attivati tavoli di discussione con chi ha mostrato interesse nei giorni scorsi ad ereditare il testimone societario della Fidelis. Secondo Lamorte, fondamentale sarà il sostegno dell'amministrazione comunale. Io da solo in questa situazione, diciamo, posso fare forse abbastanza, ma non tutto. Io ho parlato col sindaco di questo e vi do questa notizia. Col sindaco ho precisato che nel momento in cui si fosse creata una situazione più presentabile, che è quella che si sta creando a livello di conti, io ho chiesto a lei di affiancarmi in maniera attiva, ma anche in maniera formale, in quelle che possono essere interlocuzioni sia esterne, ma anche in quella che può essere un messaggio al territorio, perché l'istituzione è importante in queste trattative, ma anche una ripartenza del territorio affinché tutto assuma una forma più credibile. Fumate bianche all'orizzonte non ce ne sono, è vero, c'è sicuramente però più fiducia rispetto ad un paio di settimane fa. Penso che tutto stia andando nella direzione del minimo di quella che può essere un'iscrizione alla Serie D. Poi, quelle che sono le aspirazioni, quelle che sono le aspettative, molto dipende dal tipo di compagine che va a crearsi.